Buonasera amici e amiche di Nova News 24. Ieri sera al Grande Fratello entra Arnold, un ragazzo tutto a modo, altro che sconosciuto, però un grande bluff di Signorini, perché Signorini ha fatto delle gaffe durante la presentazione di Arnold Cardaropoli, è il nuovo concorrente del Grande Fratello, che sicuramente è stato molto ben visto dagli altri inquilini proprio per la sua gentilezza, ma qualcosa non torna. Attraverso i suoi profili social è possibile notare che la vita che conduce non rispecchia ciò che Pier Silvio ha chiesto in queste edizione. Ormai è chiaro un po' a tutti che i piani alti di Mediaset hanno deciso di eliminare dai programmi la parte del trash, e proprio questo ragazzo ci sembra molto a modo, educato, chiariamolo, però c'è qualcosa di lui che non rispecchia quello che ha chiesto proprio Berlusconi. Alfonso ha dovuto fare sicuramente una selezione accurata in modo da rispettare le linee anti-trash imposte da Pier Silvio Berlusconi. Per far sì che la sua idea di reality venisse alla luce, ha chiesto di evitare la presenza di personaggi nati come influencer, e udite, è possibile notare che sui profili ufficiali di Instagram e TikTok lui, proprio questo ragazzo, ha una certa notorietà. Ebbene, conta su TikTok più di 700.000 follower, con il profilo dove condivide però momenti di vita con la sua famiglia. Un numero molto alto che non rispecchia la richiesta fatta da Pier Silvio, però ci teniamo a precisare, il ragazzo sembra abbastanza educato e a modo, nulla da ovviamente togliere ai suoi 700.000 follower. Diteci amici cosa ne pensate, intanto vi diciamo che già qualcosa potrebbe essere successo dal punto di vista amoroso, ve lo preannunceremo nel prossimo articolo. Intanto, tornando ad Arnold, i conti non tornano, visto che ormai certo che Pier Silvio avesse chiuso le porte agli influencer di TikTok, a quanto pare non è stato fatto proprio questo ragionamento, quindi non è nulla di certo. Nella sua clip di presentazione Arnold racconta di avere 22 anni e di essere originario del Ghana e di avere un lavoro in un'agenzia di comunicazione. Il Geffino è molto legato alla sua famiglia adottiva, i suoi genitori l'hanno adottato in una casa famiglia. Sicuramente sarà una bella sorpresa questo ragazzo, e sicuramente però anche Signorini dovrà fare un po' i conti con quello che dice prima di far entrare questi personaggi. Intanto, sempre che i concorrenti siano ormai finiti, non ce ne siano dei nuovi, salvo alcuni colpi di scena come potrebbe essere Mughini. Intanto diteci cosa ne pensate, se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.